Facciamo un breve ripasso. Siamo partiti che Samuele era un figlio che doveva nascere in un tempo ben preciso, è giusto? Anna non poteva avere figli, ma pregò il Signore e il Signore si ricordò della sua preghiera e Anna partorì. Poi Anna diede questo Samuele al Signore lì nel Tempio e Samuele iniziò a crescere, iniziò a servire il Signore. Vi ricordate? Anna gli ha dato Samuele e poi ha ricevuto quanti altri figli? Vi ricordate? Altri cinque. Quindi il Signore l'ha benedetta in un modo speciale, particolare. Poi inizia praticamente con la chiamata di Samuele, vi ricordate, capitolo 3, mentre che lui era nel Tempio, Dio lo chiamava Samuele, Samuele, e a lui gli sembrava che era il sacerdote che lo chiamava, no? Perciò se ne andava lì e dice, dimmi, cosa mi hai chiamato? Dice, no, io non ti ho chiamato, dice, vatti a coricare. Poi alla fine Eli capì che era il Signore che lo stava chiamando e gli disse, senti, usa questa frase quando sentirai ancora il tuo nome, digli Signore, eccomi, il tuo servo ascolta. E quando Dio lo chiamò per la quarta volta, Samuele rispose in quel modo e la scrittura ci dice che allora Dio parlò a Samuele e nel parlare a Samuele gli disse delle cose. Innanzitutto gli disse cosa ne avrebbe fatto del sacerdote di Eli e dei suoi figli. Di questo non ne abbiamo parlato, è vero o no? Ok. Un intervento brusco ma necessario, perché sia Eli sia i suoi figli si erano allontanati dalle cose di Dio e siccome avevano una responsabilità molto grande, allora Dio, parlando con Samuele, gli disse che sia Samuele sia Eli che i suoi figli hanno finito di servire Dio. Quindi verranno tolti dal servizio di Dio, infatti poi più avanti vedremo che moriranno, prima i figli, poi Eli. Comunque succederà questo, che gli fu tolto l'incarico che loro avevano. Perché? Perché con Dio non si scherza. Loro hanno giocato col fuoco. Gli sembrava che solamente perché avevano un titolo, un servizio, potevano fare la qualsiasi, no? E invece noi sappiamo che non è così. Con Dio non si gioca, loro hanno giocato e si sono fatti male. Infatti sono stati destituiti. Questo ci insegna che quando noi prendiamo a cuore le cose di Dio, non possiamo tornare indietro, non possiamo giocare, non possiamo fare quello che vogliamo, ma bisogna camminare in maniera santa. È vero o no? Santificatevi, ci dice la parola di Dio. Addirittura Pietro dirà, siate santi come io sono santo, siate santi come il Signore è santo. Quindi ci parla di un cammino, ma un cammino che non è facile. Ma con Gesù possiamo farlo, è vero o no? Quindi abbiamo visto questo, Dio gli dice queste cose a Samuele, quindi ora inizia il tempo di Samuele. I capitoli non li tratteremo tutti, però siamo dal capitolo 4 al capitolo 8. E se avete la vostra Bibbia, magari la potete tenere aperta, perché in quel tempo, mentre che Samuele quindi stava servendo Dio, succede un qualcosa di particolare. Succede che abbiamo citato prima l'arca del patto. L'arca del patto era un qualcosa di molto importante, no? Dio disse che quell'arca con i cherubini sopra, all'interno c'erano degli oggetti, vi ricordate cosa? All'interno dell'arca. Cosa c'era? La manna, la verga di Aronne e la legge, è la parola di Dio. Queste tre cose dovevano stare lì all'interno. E praticamente l'arca rappresentava proprio la presenza di Dio. Quindi era messa in un luogo dove non tutti potevano accedere, però Dio aveva scelto così. Quindi era un qualcosa di molto importante.
di fondamentale importanza per il popolo di Dio, perché Dio parlava lì, davanti all'arca. Quindi quando Mosè, ad esempio, entrava lì, nel luogo santissimo, la scrittura dice che Dio gli parlava faccia a faccia. Quindi era un qualcosa di serio. E cosa succede? Mentre che quest'arca era lì e mentre che Samuele inizia il suo lavoro, lo leggiamo. Capitolo 4. La parola di Samuele era rivolta a tutto Israele. Israele uscì contro i Filistei per dar battaglia e si accampò presso Ebenezer. I Filistei erano accampati presso Afek. I Filistei si schierarono in battaglia di fronte a Israele. Quindi lo scenario qual è? È una guerra, è una battaglia. Da un lato il popolo di Dio, dall'altro lato i Filistei. Quindi si stavano preparando per combattere. Il combattimento divampò e Israele fu sconfitto dai Filistei, che uccisero sul campo di battaglia circa 4.000 uomini. Quando il popolo fu tornato nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero: perché oggi il Signore ci ha sconfitti davanti ai Filistei? Andiamo a Silo a prendere l'arca del patto del Signore, perché essa venga in mezzo a noi e ci salvi. Dalle mani dei nostri nemici. Quindi hanno perso la prima volta, hanno ragionato tra sé e hanno detto: qui per vincere ci vuole l'arca, perché dove si muoveva l'arca avevano visto altre volte che c'era vittoria. Quindi dice: andiamo a prendere l'arca e portiamola con noi. Quindi prendono quest'arca, arriva lì il popolo quindi mandò gente a Silo e di là fu portata l'arca del patto del Signore degli eserciti, il quale sta fra i cherubini. E i due figli di Eli, Ofni e Finias, erano là con l'arca del patto di Dio. Quando l'arca del patto del Signore entrò nell'accampamento, tutto Israele alzò grida di gioia, sì che ne rimbombò la terra. Sapete perché gridarono di gioia appena videro l'arca? Perché dissero: siccome avevamo l'arca, ora vinceremo. Quindi loro cosa fanno? Gridano di gioia perché pregustano la vittoria, perché doveva essere così. I Filistei, all'udire quelle grida, dissero: che significano queste grandi grida nell'accampamento degli ebrei? E seppero che l'arca del Signore era arrivata nell'accampamento. Quindi i Filistei sentono ste grida e vengono a sapere che l'arca di Dio era lì in mezzo a loro, che prima non c'era. Guardate cosa dicono i nemici, guardate cosa dicono. I Filistei ebbero paura, si scandarono perché sapevano cosa rappresentava l'arca, perché dicevano: Dio è venuto nell'accampamento. Ed esclamarono: guai a noi, perché non era così nei giorni passati. Guai a noi, chi ci salverà dalle mani di questi potenti? Questi sono gli dèi che colpirono gli egiziani d'ogni sorta di flagelli nel deserto. Quindi il nemico sa cosa è l'arca di Dio, sa cosa significa quando l'arca, la presenza di Dio, si muove in mezzo al suo popolo. Erano pienamente consapevoli di questo e hanno paura, perché giustamente dicono: ora siamo spacciati. Però non si arrendono, perché infatti diranno subito dopo: siate forti Filistei, comportatevi da uomini affinché non diventiate schiavi degli ebrei come essi sono stati schiavi vostri. Comportatevi da uomini e combattete. Non si persero d'animo nonostante ciò. I Filistei dunque combatterono. Israele fu sconfitto. Israele fu sconfitto. Come può essere? E ciascuno fuggì verso la sua tenda. La disfatta fu enorme. Caddero fra gli israeliti 30.000 fanti. E l'arca di Dio fu presa. E i due figli di Eli, Ofni e Finias,
morirono. Vedete la scena? L'arca viene rubata dal nemico, dall'avversario. I figli di Eli, il sacerdote, muoiono perché Dio aveva detto, dice, voi avete finito, non c'è più niente da fare per voi, e l'arca viene rubata. Ma la cosa più incredibile è che perdono, furono sconfitti. Com'è possibile? Come si spiega? Se quando l'arca del patto si muoveva, vincevano sempre. Com'è possibile? Vi porto due esempi. Il primo si trova in Giosuè, al capitolo 3, versetto 13. Quando il popolo si stava per entrare nella terra promessa, erano davanti a un fiume, il Giordano. Dice che straripava il Giordano, era in piena, quindi era potentissima l'acqua, scendeva così a dirotto. Però per poter entrare nella terra promessa dovevano passare proprio di lì, non c'era un'alternativa. Quindi Giosuè riceve una parola da parte di Dio e dirà al popolo: prendete l'arca, prendetela, mettetela davanti. Appena che l'arca metterà, quindi i leviti portavano l'arca sulle spalle, appena che i leviti entreranno nell'acqua, l'acqua si fermerà. La vedete la scena? Il fiume divampava, era in piena. Però si fidarono della parola di Dio. E presero l'arca, arrivarono davanti al fiume, i leviti erano lì, io mi immagino, guardate la scena, sto fiume che straripa fortissimo, e io dovevo mettere il piede nell'acqua, sapendo che appena mettevo il piede nell'acqua, l'acqua si sarebbe dovuta fermare. Vedete la scena? Io avrei paura. Però i leviti avevano fiducia in Dio. E avevano fiducia nella parola di Dio ed erano sottomessi alla parola di Dio. Ecco perché non appena misero piede nell'acqua, arrivarono al centro di questo fiume, la scrittura dice: appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nell'acqua della riva, le acque che scendevano dalla parte superiore si fermarono, si bloccarono e si elevarono in un mucchio a una grandissima distanza, e quelle che scendevano verso il mare dalla pianura furono interamente separate da esse, e il popolo passò di fronte a Gerico. Quindi l'arca aveva una importanza straordinaria, e qui in questo caso il popolo era fiducioso, credevano nelle parole di Dio, si fidavano di Dio e si fidavano anche del servo che Dio aveva scelto, perché Dio parlò a Giosuè e Giosuè poi parlò al popolo. Quindi c'era una totale fiducia, una totale sottomissione. Ecco perché le acque si fermarono. E poi c'è un altro caso, sempre in Giosuè, al capitolo 6, quando arrivarono davanti alle mura di Gerico. Vi ricordate, le mura erano altissime, inespugnabile, una fortezza inespugnabile. Le mura erano spesse 30 metri, altissime, cioè sopra le mura ci abitavano, quindi era chi le guardava diceva: è impossibile entrare. Ma Dio cosa fa? Nuovamente parla a Giosuè e Giosuè parlerà al popolo e Giosuè dirà: ascoltate, prendete l'arca, prendete i leviti che portate l'arca, mettetela davanti e iniziamo a girare attorno a queste mura. Lo dobbiamo fare per 7 volte e poi alla 7ª volta grideremo, suoneranno le trombe, grideremo, e quando grideremo le mura crolleranno. Il popolo udì queste parole, parole di Dio, dettate per mezzo del servo di Dio, e cosa fa? Ubbidisce. Sono sottomessi alla parola di Dio e iniziano a girare. E la prima, e la seconda, e la quarta, e la sesta, e la 7ª volta, poi gridano. E Giosuè disse: prendete l'arca del patto
e sette sacerdoti portino sette trombe squillanti davanti all'arca del Signore. Il popolo dunque gridò e i sacerdoti suonarono le trombe. Quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un gran grido e le mura crollarono. Qual è l'oggetto principale di questo testo? È l'arca, che era lì davanti, proprio come il Signore aveva detto. Quindi erano consapevoli che nell'arca c'era la presenza di Dio. E quando l'arca si muoveva, Dio gli dava vittoria, Dio vinceva. Quindi, tornando al nostro testo, erano pronti per la battaglia. Fanno il primo tentativo, provammo, vediamo che succede, no? E perdono, 4.000 morti. Poi ragionano e dicono, ma avimo l'arca, andiamo a prendere l'arca, perché con essa vinceremo sicuramente. Prendono l'arca, la portano lì in mezzo e perdono. Mo spiegate perché? Perché c'era un problema. Non avevano fede, c'era un problema serio. E sapete dove la troviamo la risposta? Sempre nella Bibbia. Perché se voi guardate nella vostra Bibbia, nella mia c'è scritto, nel capitolo 4, c'è scritto che come titolo, vedete questo in grassetto, c'è scritto l'arca di Dio presa dai Filistei, morte di Eli e dei suoi figli. E poi sotto ci sono dei riferimenti. A voi che riferimento vi dà? Non ve lo dà. A qualcuno ve lo dà? A nessuno. Ve lo dico io, il riferimento che c'è nella mia Bibbia, Salmo 78, i versetti 56 a 64. E questa è la risposta, il perché Dio non è intervenuto in quel momento. Essi, leggo dal Salmo 78, dal verso 56, essi tentarono il Dio Altissimo, si ribellarono e non osservavano i suoi statuti. Si sviarono e furono sleali come i loro padri. Si rivoltarono come un arco fallace. Lo provocarono a ira con i loro alti luoghi, con dei posti dove andavano ad adorare qualcun altro, tranne che Dio. Lo resero geloso con i loro idoli. Avevano degli idoli, il popolo di Dio. E lo resero geloso, quindi Dio udì, si adirò ed ebbe per Israele grande avversione. Abbandonò il tabernacolo di Silo, l'arca che era nel tabernacolo, la tenda in cui aveva abitato fra gli uomini, lasciò condurre la sua forza, quindi l'arca, in schiavitù, perché l'arca fu rubata, e lasciò cadere la sua gloria in mano al nemico. Abbandonò il suo popolo alla spada, si adirò contro la sua eredità. I sacerdoti caddero di spada, i figli di Eri morirono e le loro vedove non fecero lamento. Vedete dov'è la risposta? La risposta era che loro avevano abbandonato la fedeltà di Dio. E nella slide successiva, aspetta prima di mandarla, io ho trovato un qualcosa che possiamo paragonare a ciò che loro stavano sperimentando in quel momento. Prendiamo l'arca e portiamocela dietro, perché nell'arca c'è la potenza di Dio. Cosa vi fa pensare a questo? Nonostante poi ora leggiamo che l'arca non è servita a niente, perché loro non erano sottomessi né all'arca, né a Dio, né ai suoi statuti. Ma presero l'arca e persero. Sapete perché? Perché fecero dell'arca, della presenza di Dio, non un idolo, un amuleto. Un amuleto. Prendiamo l'arca, buttiamone la pressa. E io ho pensato, oggi, come potremmo applicarlo questa cosa? Perché lo dobbiamo applicare alla nostra vita. E chissà quante volte noi sperimentiamo e facciamo questo, usiamo la presenza di Dio non come la presenza di Dio, ma come un amuleto. A Bibbia in capo comodino, e là, mi ricordo un giorno andai a fare una visita a Padova, non qui, a una persona,
e mi portò lì nella camera, nel salotto, stavamo parlando, a un certo punto mi disse: guarda Andrea, ti devo fare vedere una cosa, io ho la Bibbia. Ah sì, dico, è buono, dov'è? Guarda, è qui. Ce l'aveva in uno scaffale. Appena l'ha presa, ne uscì un chilo proprio razzo. Che fece accusare il benzino, no? Troppo polvere, no? E la aprì e la polvere era infinita. Ci disse: sorella, ma dica la Bibbia, non è che è un soprammobile, e non è che te pare che perché ca porta fortuna o te porta benedizione. La Bibbia va letta e bisogna essere sottomessi non a un coso messo nell'armadio, bisogna essere sottomessi a ciò che la Bibbia dice. Ecco, questo è uno degli esempi. Ma oggi quante persone si affidano a degli amuleti? Sapete cosa significa la parola amuleto? Io l'ho cercato nel vocabolario. Significa piccolo oggetto da portare sulla persona per superstizione. Ascoltate bene. Capace di proteggere dai mali o dai pericoli. Pigliamo l'arca. La portiamo appresso perché così vincimo, no? Portiamola. Qualunque oggetto al quale viene attribuita la capacità di allontanare influssi nefasti e negativi, porta fortuna. Io sono andato a fare una ricerca su internet, ne ho trovato qualcuno, ve ne farò vedere qualcuno che sicuramente vi ricorderete qualcosa. Vai con la slide. Eccoli qua. Li riconoscete? Eh? A coccinella, porta fortuna. Un corno, naso porta fortuna, con traiettatura perché è pure rosso, eh? Poi c'è il ferro di cavallo, eh? Poi abbiamo il quadrifoglio, sempre perché porta fortuna, no? Poi abbiamo il corno, chi do picciolo, chi do ran, ce n'è di tutti i colori, eh? E quanti li portano dietro? E quanti ce l'hanno appese nelle proprie case? E quanti credono che realmente queste stupidaggini possono veramente allontanare il male o fare del bene o portare fortuna a fratelli, sorelle? Io spero che nessuno di voi ne abbia, ma se così fosse, svegliamoci dal sonno, perché siamo nel 2024. Io non ho creduto mai a queste cose, neanche quando ero inconvertito. Quando mia moglie mi metteva i santuzzi in suo portafoglio, io li pigliavo e li gettava, perché ci diceva: che affare su santuzzo, per me ci vuole un miracolo, ma quale santuzzo? Cioè, non ho mai creduto a queste cose, ma oggi purtroppo sono in tanti quelli che credono a queste cose. E in questo caso il popolo di Dio stava usando l'arca proprio come porta fortuna, ma realizzarono una grande sconfitta. E concludo dicendo questo: l'arca serviva solamente quando noi persone siamo sottomesse al Dio dell'arca. Ecco che allora noi vedremo la vittoria. Ecco che allora noi sperimenteremo la presenza di Dio, la potenza di Dio. Altrimenti noi possiamo fare tutti i usi che volimmo, possiamo portare dietro tutto quello che vogliamo, possiamo avere una Bibbia a casa, una Bibbia in macchina, una Bibbia nell'armadio, una Bibbia a tutti i banni, ma non funziona. Non arriverà mai una reale benedizione da parte di Dio fin quando non ci sottomettiamo al Dio dell'arca e al Dio di Israele, al nostro Dio. Comunque poi a un certo punto andarono da Samuele seppe questo, l'arca comunque poi ritornò nell'accampamento, perché sapete cosa successe? Mentre che l'arca fu rubata, la tenevano i nemici, ma successero talmente tante di quelle cose, e cascavano gli idoli di questi nemici, e vedevano cose strane, a tal punto che i nemici dissero: buttate questa cosa, perché a noi ci porta sfortuna, a loro magari ci serve per fortuna, a noi ci porta sfortuna, portatevela via. E la portarono via, rientrò nell'accampamento, ma ad un certo punto notiamo che Samuele fa un avvertimento. Fa un avvertimento, e questo è il messaggio che poi loro dovevano mettere in pratica.
Samuele parlò a tutta l'assemblea e disse, sto leggendo al capitolo 7, al versetto 3. Samuele era un uomo di Dio, sottomesso a Dio, all'arca, alla volontà di Dio, alla legge di Dio, e quindi potrà dare questo avvertimento perché la sua non era pura teoria, la sua non era chiacchiera, la sua era una reale presa di posizione davanti al Signore. Slide successiva, lo leggeremo insieme questo versetto. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele e disse: se davvero tornate al Signore con tutto il vostro cuore. Pausa. Primo punto. Se tornate. Il condizionale ci porta a una scelta personale. E Dio usa un se perché dice tu puoi fare quello che vuoi. Puoi continuare o puoi cambiare strada. La scelta è tua. Però sappi, poi gli dirà, che se cambi strada, se decidi realmente di tornare, quindi di ravvederti, di cambiare, se davvero tornate al Signore con tutto il vostro cuore, Dio poi farà qualcosa di straordinario. Questo è il primo punto. Il secondo punto, slide successivo, gli dice: ora togliete di mezzo a voi gli dèi stranieri e gli idoli da Astarte. Pausa. Togliete di mezzo a voi gli idoli, perché l'idolo ha occhi ma non vede, ha bocca ma non parla, ha orecchi ma non ascolta, e ha gambe non si muove, ha braccia non si muove. L'idolo è un idolo e la scrittura dice: maledetto chi consulta gli idoli e chi li fa. Dio non ha mai approvato l'adorazione a un idolo, non ha mai approvato, perché dice: io non posso essere dietro a una statua, dietro a un'immagine, io sono l'Eterno, io sono in spirito e verità, quindi chi si accosta a me deve credere che io sono, deve credere che Egli è. Quindi vi dice chiaramente: toglieteli di mezzo, perché questo era peccato ed è ancora oggi peccato. Quindi, secondo punto, quindi se tornate al Signore, se togliete di mezzo a voi questi idoli, e poi terzo punto, terza slide, volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore. Questa è quella dopo. Volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore e servite Lui, Lui solo. Terzo punto. Volgete risolutamente, non tanto per. Risolutamente ci parla di qualcosa di serio, di forte, di impegnativo, una decisione forte e chiara. Risolutamente volgete non i vostri occhi o chissà quale altra cosa, il cuore, perché Dio è quello che guarda, il cuore, e servite Lui, un invito a servirlo. Quindi ancora una volta, vedete, Samuele può parlare di consacrazione e servizio. Perché? Perché lui è cresciuto nella consacrazione e nel servizio. Quindi la sua predicazione non era chiacchiere. Non è che stava dicendo a loro e lui non lo faceva. Lui poté parlare in questo modo perché lui era il primo che è cresciuto alla presenza di Dio, è stato alla presenza di Dio, ha servito e serve alla presenza di Dio, e quindi può incoraggiare chiunque e dirgli: servite Lui. Poteva anche aggiungere: come faccio io, come disse Paolo, siate miei imitatori, disse Paolo, come io lo sono di Cristo. Un po' come Samuele poteva dirlo: siate miei imitatori, come io sono stato chiamato a servire Dio. Samuele dice: servite Lui, e conclude con la conseguenza della fede. Quindi, se tornate al Signore con tutto il vostro cuore, se togliete di mezzo a voi gli idoli, se volgete risolutamente il cuore verso il Signore e servite Lui solo, allora Egli vi libererà dalla mano dei Filistei. Non più l'arca come amuleto,
ma io sarò lì in mezzo a voi per vincere, vi darò vittoria, vi darò vittoria su questi e su tutti i vostri nemici. Perché? Perché vi fiderete di nuovo di me. Vedete come Dio parla chiaro? Non ne ha mezzi termini. Quindi questo è quello che Dio ha messo nel mio cuore da condividere con voi, perché questo messaggio possa incoraggiarci o spronarci o esortarci a ritornare al Signore con tutto il nostro cuore e di fare della parola di Dio la nostra ancora di salvezza. Amen, fratelli. Perché solo quando faremo questo, allora vedremo cose meravigliose. Vogliamo vedere cose meravigliose? Io sì. Quindi facciamo questo e vinceremo. Amen. Gloria al Signore. Mario, vieni, cantiamo un ultimo canto e poi concludiamo. Alleluia. Sapete poi cosa succede dopo che vincono la vittoria? Samuele diventa anziano e a un certo punto il popolo gli dice: senti, siccome tu sei diventato troppo anziano, e allora senti una cosa, noi vogliamo un re che ci governi. Però purtroppo usarono una frase inappropriata, perché dire volevano un re poteva anche starci, non ci doveva stare, perché in quel momento il loro re chi era? Era Dio stesso, no? Però loro dicono: vogliamo un re come tutte le nazioni. Per la serie, ce l'hanno Laus, lo vogliamo anche noi. Nauso tipo di Amuleto, no? Siccome ce l'hanno Laus perché e vincono, allora Signore, dacci un re, a così possiamo essere governati da un re. E Samuele si arrabbia, ma Dio gli dirà: ascolta, non ti arrabbiare, perché non hanno rifiutato te, hanno rifiutato me, quindi state sereno e lascia che gli chiedano un re. Gli darò un re, ma ne vedranno di tutti i colori. E lì inizia la storia di chi? Di Saul, e lì ne vedranno di belle e di cose. Leggetelo questo capitolo, l'8, il 9, il 10, e vedrete cosa succede. Amen. Quale canto cantiamo, Mario? I dubbi vanno via. Amen.